La chiave gira nella toppa, simile a una apriscatole, e scoperchia la latta. È l'amica che apre e mi sorprende a letto con un'altra donna. Guarda e si ritrae come in presenza di un cibo avariato. Piange e richiude la porta metallica. Mi ripeto, il mio cuore è sempre stato come la porta girevole di un albergo a ore, dove si poteva entrare e pernottare a piacere, riuscire incognito e senza impianti. Ora vorresti installare una porta nel vuoto e mettere una serratura di marca all'aria. Vecchi ragazzi, celibi e inclini alla scienza veterinaria per come assistono agli incroci tra araldica e viticoltura, attardandosi sui volumi dell'enoteca, i vecchi ragazzi che videro nel retrovisore molti coetanei sparire nell'avvenire. Fanno paragoni tra i gradi alcolici dei cognomi del Gotha, trasferitisi con gli stemmi e l'etichetta all'enologia. Vedendoli aggirarsi, si dice, comprano vini invecchiati per calarsi gli anni. Calunnie! Adunatevi prima che si estinguano. Non fanno rimpiangere i peripatetici la sera tra via di Lipetta e piazza del Popolo con una bottiglia sotto il braccio, pudicamente incartata. Rispondono a ogni chiamata, Nick, Sandra, Seccia, senza nominare le anziane, prudenti ragazze aggregate, aspettano di essere scritturati per un invito a cena. Sì, ricordatevi, sfogliando la lista dei vini, il decennio che li ingoglierà. Sì, era una buona annata. Collegata a questo che era poi la routine della vita di Valentino, c'è un'altra poesia molto divertente, credo, Madame Bizarre. Esaurite le scorte degli invitabili, alle ore 20:30, già tardi per le buone maniere, Madame chiama le riserve invitandomi al ristorante. Io accetto volentieri, essendo mondanamente disoccupato. C'è una sua cara amica che si invola l'indomani, ma le sopravviene un dubbio. Ma tu parli francese? No, ma lo scignotto alla perfezione. No, così non mi serve. Allora sarà per un'altra volta. Sì, è così che salto la cena.